Dopo aver sconfitto il feroce e malvagio dottor Tedious Black e averlo poi spedito nella caverna profonda in modo da non rivederlo mai più, Eli Shane e la sua banda credevano che la guerra fosse finita. Ma gli eroi coraggiosi ebbero appena il tempo di riprendere fiato prima che un nuovo nemico arrivasse a minacciare Slugterra. Goon! Uno slug guaritore potenziato dotato di inquietanti poteri di controllo della mente. Eli e la sua banda hanno sconfitto tutti i loro nemici, liberando lo slinger oscuro dalla schiavitù di Goon. Goon ha perso un servitore, mentre la banda Shane ha guadagnato un prezioso alleato, Junji, uno slinger misterioso che proviene dalla caverna dell'Est. Ecco qui, bambini! Queste erano le ultime avventure dei più grandi eroi di tutta Slugterra! Allora, che ne pensate? Da grandi volete diventare anche voi dei bravi slinger? Sì? Ma dovrete avere molto fegato! E voi ce l'avete! E la motivazione? La passione per farlo? Certo, è una vita molto difficile, ma è anche eccitante. Scommetto che adesso la banda Shane sta facendo qualcosa che vi farebbe strabuzzare gli occhi. No! Eli. Papà! Devi riunire subito quei 5 slug. Tranquilli, ragazzi, era solo un sogno, sto bene. Neanche tu riesci a dormire? No, il volume della TV era un po' troppo alto. Io ho sognato fuoco e distruzione. Le caverne nel caos sotto la minaccia di Goon. E una zampa mostruosa che... Una zampa? Ho fatto lo stesso sogno. Temo che fosse una premonizione e non un sogno. Saum. Oh beh, qualsiasi cosa fosse, non tornerò a dormire con in testa Goon. E il modo migliore per liberare la mente... è un duello di prima mattina. Ti va di provare? Sono pronto a migliorare le mie abilità, come sempre. Wow! Zumbei! Oichi! Perfetto! Cominciamo? Tra un minuto! Forza, sveglia, pigroni! Ben fatto, Jules! Veloci, serrate le file, ragazzi! Diamoci dentro! Ora siamo pronti! E vai! Salve. Grazie per questo duello stimolante. Sembri stare molto meglio da quando non sei più sotto il controllo di Goon. Sì. E non vedo l'ora di usare tutte le mie abilità per ripagarti per avermi liberato dalla sua schiavitù. Ancora non capisco come riesci a controllare gli slug con lo slug fu. Beh, non ho fatto altro che allenarmi fin da quando ero piccolo. Fuoco di slug! È uno spacca-spacca! È tutto a posto, seguimi. Riesci a distinguere dal suono quale slug è stato sparato. Wow!
Vai su, randello! Vuoi fare il gioco sporco, eh? Allora ricordati che noi talpe viviamo nella sporcizia! Mangia la mia pozza! Ah, annientato! E Stinky prende il comando! Puoi ancora vincere, piccoletto! Scusa, di cosa si tratta? Si tratta di una gara di proto Formula 1. Io continuo a non capire. È divertente! Gli slug indossano dei caschi che ricevono segnali trasmessi dai blaster. Mangia la mia puzza! Perdonami, capisco cosa state facendo. Quello che non capisco, invece, è perché. Perché cosa? Perché dovreste fare una gara per svago? Non porta via tempo agli allenamenti. Aspetta, tu non hai mai giocato una partita, neanche da piccolo. Sono nato per essere il protettore della mia caverna e questo è un onore che offre molti vantaggi. Uno di questi è che non mi servono blaster modificati né tecnologia per controllare i miei slug. Perdonami, pronto. Lascia che provveda alla manutenzione del tuo mecha per una settimana. Oh, no, 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 devo insistere. Facciamo 2 settimane? Perché si è mostrificato? Qualcosa muta i nostri slug! Tornado! Pensaci tu, Doc! No! Più! Non ha funzionato! Fermi! Se gli slug qui si sono trasformati in mostri, che ne è stato degli altri che sono alla base? Tutti i bableoni, i puzzoni, gli overbug, gli slider e i tormato sono mutati! Brutta cosa! Non va per niente bene! Continua a non funzionare! Che succede? Oh no! Guardate! La caverna Windfarm è infestata! Lì dentro tutto funziona grazie agli overbug e ai tormato! È un posto buono come un altro per cercare una risposta! In sella, ragazzi! Andiamo! Peggio di così non potrebbe andare! Il clan dell'ombra! Io credo di non avere capito. Dice che dobbiamo andare, subito. A un villaggio del clan vicino al bacino di Xanadu. Parli la lingua del clan dell'ombra? Oh, ma sì, ovvio che la parli, che domande. Il bacino di Xanadu. Ci vorranno giorni per arrivarci con i mecha. Non possiamo venire, tutti gli slug dell'aria sono mutati e siamo diretti a Windfarm in modo che... No, quando avrai sentito il messaggio, sono più che sicuro che cambierai idea. Messaggio? Quale messaggio? Il messaggio che ha lasciato per te tuo padre. Se il geroglifico brilla, chiama il figlio. Così disse Will Shane. Come? Mio padre ha detto così? Abbiamo poco tempo. Devi venire subito con noi. Andiamo, banda Shane. Junji, ci stai? Per me sarebbe un onore accompagnarvi. Allora, come ci si arriva? Oh, Eli. Che cosa ha detto? Ha detto che sarà un po' doloroso. Ah, fatte molli. Che giorno fortunato! Il mio povero cervello!
Ah, ho lo stomaco tutto sotto sopra. Ho ingoiato i miei due cervelli e gli stomaci non riescono a digerirli bene. Scusate. Sei intero? Lo sarò tra un momento. Nessun allenamento può prepararti a questo. E perdonami se prima ho urlato. Gli slug si stanno potenziando in tutte le caverne. Allora, qual è il messaggio di mio padre? Ehi, ma quello è uno slug enigma. Credevo che avessimo l'unico esemplare. No, oh, sono adorabili. Io lo sono di più. Gli enigmo ti confondono la vista e ti fanno vedere cose strane. Perché mio padre ne avrebbe lasciato uno per noi? Vado laggiù? Va bene. Ecco qui, e adesso che si fa? Ah, che c'è ancora? Vi lasciamo al vostro messaggio e confidiamo che darà delle risposte ai nostri problemi. Noi faremo il possibile per fermare gli slug potenziati che altrove affliggono le caverne. Ehi, un momento, non dovresti! Papà! Eli? Mi dispiace dirtelo, però quello non è tuo padre. È solo un ologramma. Oh! Ti ringrazio, pronto. Ma ti pare? Eli, ho registrato questo messaggio nella speranza che non lo ascolterai. Ora aspetta a te. Io non sono più al tuo fianco. Immagino che insieme avremmo vissuto grandi avventure. So che mi renderai orgoglioso dell'uomo che diventerai. Esistono diversi tipi di slug che vivono da sempre nelle 99 caverne. Sì, lo so, papà. Ma non ci sono sempre state così tante varietà. Un tempo esistevano solo i 5. Terra. Aria. Energia. Acqua. E fuoco. Ogni slug deriva da questi 5 elementali. Se succedesse qualcosa a uno di loro, accadrebbero cose terribili a tutti gli slug collegati a lui. Deve essere quello che è successo a Tornado e agli altri. L'elementale dell'aria sarà stato corrotto in qualche modo. Se vedi questo messaggio, qualcosa di tremendo si è già verificato. Insieme, i 5 elementali hanno un potere incredibile. Per questo sono stati sparsi nelle 99 caverne. Devi riunire quei 5 slug. Solo così rimedierai al danno fatto. Mi dispiace di non poterti aiutare, figliolo. Papà, io... Questa mappa ti condurrà dove sono nascosti i 5. Essa, come il mio messaggio, sono memorizzati in questo piccolo enigma. Ma dovrai farti colpire ogni volta che la utilizzerai. Che razza di umiliazioni dobbiamo sopportare per salvare il mondo? Solo tu puoi accedere alla mappa, Eli, rispondendo a domande di cui io e te sappiamo le risposte. Di solo localizza elementale della Terra e io ti farò una domanda segreta. Buona fortuna. Papà, no, aspetta! Eli, te lo ripeto ancora, quello non era tuo padre. Quello era solamente un ologramma, capito? Di nuovo! Baker, no! Sta succedendo a tutti i nostri slug dell'acqua! Quello che è accaduto agli elementali dell'aria sta succedendo adesso agli elementali dell'acqua. Dobbiamo correre a cercarlo e fermare questa corruzione prima che si diffonda agli altri. Sono d'accordo, dobbiamo guarirlo e riportare ogni slug alla normalità. La mappa è regolata su di te, Eli. Puoi trovare la caverna? Sì, certo, la troverò. Localizza elementale dell'acqua. Io e te amavamo scivolare dalla collina innevata durante l'inverno.
Qual era il nome della nostra slitta? Oh, cavolo. Pannolina. La slitta si chiamava Pannolina. Che nome, Pannolina? Accesso accordato. Località Caverna Vortice. Caverna Vortice! È qui vicino, andiamo! In sella! Che cosa è successo a questo posto? Tiro a indovinare. Potenziare gli elementali sta causando il caos sull'energia slag della caverna. Eli! Creature oscure! Mi mancavano! Non è un buon segno. Che cosa ci fanno in questa caverna? Loro sono qui per obbedire ai miei ordini. È Goon? Certo, con il suo nuovo schiavo! Si è unito alle creature oscure! Io sono convinta che sia stato Goon a prendere gli elementali. Non ho idea di che natura siano quei mostri, ma ti conosco fin troppo bene, Goon! E io conosco ancora di più te, piccolo ingenuo. Ho vissuto dentro la tua mente. Già, e per questo la pagherai! Vendetta, Zuzu! Sì! Arrostiscili, Bambi! Siete arrivati troppo tardi. Abbiamo potenziato l'elementale dell'aria e dell'acqua. Quando il mio collaboratore tornerà con quest'ultimo, acquisiremo anche gli altri tre. Non ho abbastanza dita per seguire i tuoi calcoli. Eli, noi riprendiamo l'elementale dell'aria. Tu cerca di recuperare quello dell'acqua. C'è un problemino. La mappa indica che si trova su quell'isola. E ci sono molte creature oscure tra noi e il mare. Ci occupiamo noi di loro, Eli. Corri! Corda, creami un passaggio fino alla costa. Un tunnel in arrivo! Ora tocca a noi difendere il forte. Difendere il forte, fra! Pronto vi consegnerà Goon, un vassoio d'argento con una bella mela decorativa in bocca. Dopo un piccolo intervallo, è ovvio. È davvero impossibile attraversare a nuoto tutta quell'acqua tetra. Sulla corrente ascensionale? Ho più colpi. Junji, lanciami una pietra saltante. Come? Colpirlo era un gioco da ragazzi. Goon era allineato sulla linea di fuoco. Non hai guidato lo slag. Con l'uso adeguato di slag fu... Mi pare che io conosca lo slag fu! I tuoi trucchi non ti hanno aiutato a salvare la tua caverna, Junji. E non ti aiuteranno adesso. Quanto a te, Eli, distruggerò anche la tua caverna dopo aver piegato i vostri elementali al mio volere. Lo sai che è la verità? Lo hai visto? Cosa? Dove è andato, Eli? Secondo me dobbiamo entrare là dentro. Stai attento al collaboratore di Goon. Dovremo batterlo se vogliamo prendere l'elementale dell'acqua. Questo posto ha un che di familiare. Sì, sarà qui da qualche parte. Oh, certo che si trova qui. Ed è diventato un ottimo potenziato. No, dottor Black, ma come hai fatto a... Il mio viaggio nella caverna profonda mi ha molto rinvigorito. Direi che mi ha rinvigorito moltissimo.
Da quanto tempo aspettavo questo momento? Senza gli slug elementali, le 99 caverne si sfalteranno e soccomberanno! No! No! Nonostante mi tenti finirti adesso, io e Gun abbiamo altri progetti in serbo per te. Mentre prenderemo gli elementali uno per uno, voglio che tu veda tutto quello che ami di più trasformarsi in cenere davanti ai tuoi occhi. E desidererai che tutto finisca presto. Black, ma come fa a sapere degli elementali? Eli è via da troppo tempo. Questo non mi piace. Sì, scommetto che quella grotta ha a che fare con la sua sparizione. Dobbiamo raggiungerlo e dargli una mano. Dopo aver sistemato lui. Il dottor Black! Sembra avere fatto un po' di bodybuilding. Fermi! Black e Gun si sono alleati! Hai l'elementale. Perfetto. E Eli Shane? Percepisco che è ancora in vita. Perché non lo hai finito? Dopo tutto ciò che mi ha fatto patire, voglio che quel moccioso soffra! Finirlo adesso sarebbe troppo facile. Sei uno sciocco. Avresti dovuto farlo invece. Svelto, al prossimo elementale! Se la squagliano! Bene, ora possiamo concentrarci su come salvare Eli. Ecco, Junji... Junji! Non posso lasciarti andare via con quello slug! Ascoltami! Tu non sei un mio nemico! Gun controlla la tua mente, come un tempo controllava la mia. Combattilo! Difensore dell'Est, lui non ti può sentire. Io invece sì. Pensavo che non avrei mai trovato uno slinger abile come te, ma lui è superiore. Dopotutto, quale slinger non riuscirebbe a salvare la propria caverna? Allora, avete idea di come trovare Eli? Eli! Black è tornato, non so come, all'elementale dell'acqua e sta andando a cercare gli altri. Lo so, lo abbiamo visto e collabora con Gun. Gun è scappato con l'elementale. Dobbiamo tentare di trovare il prossimo per primi. Allora, apriamo la mappa? Pronto si offre volontario per sparare lo slug enigma. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Ah, Junji, che cos'è successo prima? Ti rendi conto che te ne sei andato e hai lasciato Eli in trappola? Gun stava scappando con l'elementale. Sapevo che Eli era in grado di arrangiarsi. E l'ha fatto. Sono pronto. Forza, spara! Aspetta. E se fosse così che Black ci precede? L'hai detto tu che Gun riesce a leggerti la mente. E se lui ti stesse rubando la posizione dell'elementale? No, non credo che possa. Considera che Gun ha catturato il primo elementale prima che il clan dell'ombra ci informasse degli altri cinque. Ha ragione, Trixie. E poi non funziona così. È più come una cicatrice. Un ricordo di quello che ci ha fatto. Spara. Meglio a te che a me. Eli, se sei arrivato fin qui, è il momento di trovare il prossimo dei cinque. Black ha quelli di aria e acqua. 15 mancano terra, fuoco ed energia. Localizza elementale della terra. Ricevuto. Chi sono gli unici compagni di squadra che ho portato in superficie per conoscerti? Che ne dici di quel tipo che conosceva tuo padre, Tom Paul? Non lo so. Papà non ha mai portato nessuno. A meno che... Sono i tuoi slug, vero? Tu mi hai sempre detto che sono i compagni di squadra di uno slinger. Accesso accordato.
Ehi, quella è la caverna Quatermain. Bene, allora è molto semplice. Conosco parecchie scorciatoie che ci faranno arrivare lì in fretta. E allora che cosa ci facciamo ancora qui? Andiamo! Soltanto un secondo. Trixie ha nominato Tom Poor. So che avete avuto delle divergenze negli anni, ma era un buon partner. Come avete fatto a restare uniti se non andavate d'accordo? Io non sono tuo padre, Eli. Sono una registrazione olografica basata su un numero limitato di risposte programmate. Continuo a ripeterglielo, signor Shane, ma lui proprio non mi vuole ascoltare. Lei lo sa com'è fatto, no? Posso dirti solo questo. Fidati del tuo istinto. Riuscirai nell'impresa. È una promessa. Forza, alla caverna! Per fortuna che era facile! Potenziando due degli elementali, Black e Goon hanno modificato circa metà degli slug di Slug Terra. È un miracolo che i danni non siano stati ancora più devastanti. Sì, spero solo che le altre caverne siano messe meglio di questa. Allora, cosa facciamo? Possiamo fare una cosa sola. Chiudere gli occhi, tapparci il naso e saltare! E questo sarebbe un piano? Saltare! Certamente! Ci sarà sicuramente un altro modo che mi eviterà di riempire di fango la mia pelliccia talpoide pregiata e soffice. In effetti, amico pronto, c'è e come. Un momento! Junji! Dove sono? Pronto, Junji! Oh, Kawabaluga! Vi basta uno slug Geoshard e un giusto punto d'equilibrio! Avete sentito? Forza, sparate! Ragazzi, è mega fantastico! Guardatemi! Sono un mito oppure no? Sono il surfista più mitico che abbia mai salcato queste acque! Pronto! L'elementale della terra! L'abbiamo trovato! Bene! Calma ora. Ti ho in pugno, piccolo amico. L'ha mancato! Ci provo io! Tranquillo, ti ho preso! Oh no! Attenzione! Preparatevi all'impatto! Reggetemi forte! Ma dove... Prendilo, Eli! E ora sigilliamo il passaggio! Beh, non è stato facile, ma abbiamo l'elementale della Terra. L'avremmo preso prima se il tuo slug non avesse ostacolato il mio. Ostacolato? Il tuo slug ha mancato l'elementale? No, gli ho solo fatto fare il giro largo affinché lo spingesse verso di me. Avevo il completo controllo sullo slug. È parte fondamentale dell'addestramento. Quindi stai dicendo che avevi la situazione sotto controllo? Sì. No! Devi ammetterlo, Trixie. Il suo slug fu... proprio forte. Non per fare il guastafeste, ma quelle ragnatele lassù non terranno ancora per molto. Non so cosa possiamo usare per uscire da una tonnellata di fango. L'elementale della Terra. Forse lui ha un'idea per uscire da qui. Eli, io te lo sconsiglio. Sarebbe molto più prudente evitare di usare il nuovo slug prima di averlo addestrato a dovere. Sì, ma io faccio le cose in modo un po' diverso. Mi fido degli slug.
E poi non ci rimane altra scelta. Ragazzi! Accidenti! Grazie. Forza, muoviamoci. Il dottor Black e Gunn saranno già diretti al prossimo elementale. Aiuto! Te l'avevo detto che non c'era. E quindi sarebbe colpa mia? Sì. Avremmo dovuto cercare l'elementale della Terra come avevo proposto. Credi veramente che io stia ad ascoltare uno come te? Da come parli sembra che non ti fidi di me. Dovrei? Certo che no. Ehi, signori, fatela finita. Non so cosa sia peggio, voi due che bisticciate come una vecchia coppia di talpoidi o il fatto che stiate radendo al suolo la mia città natale. Uncino, testa di rapalessa. Nessuno osa chiamarmi Rapa. Cosa ti è successo, Black? Ti è venuta un'allergia o un brutto sfogo? Sei tutto gonfio come un pallone. L'elementale dell'energia dove si trova? È solo una stupida leggenda. Un mito come il mondo infuocato o le fogne inodori. Dimmi dove si trova. Ma per chi mi hai preso per un chiaroveggente? No, ma lo sono io. Ehi, vuoi smetterla di curiosare nella mia zucca, fecca naso nero? Non sto dicendo la verità. Le uniche cose che vedo in quella testa di rapa sono la ricetta di una salsa piccante e la voglia di guardare un film orrendo. Come orrendo? Ma che dici? I 2000 pugni furiosi di Max Jackson è un grande flop della storia del cinema. A te che film piacciono? Tanti bacetti da un overbug? Qui stiamo perdendo tempo. Troviamo il prossimo elementale e scopriamo dov'è convogliata tutta questa energia slug. Stiamo andando alla cieca. E se ti sbagliassi anche sulla prossima meta? E se la banda Shane trovasse l'elementale dell'energia prima di noi? Se non riesco a trovarlo io, non ci riusciranno neanche loro. Non possono avere informazioni migliori delle mie. Quando avremo recuperato gli altri, e noi lo faremo, sarà facile trovare l'elementale dell'energia. Bene, è stabilito, seguiremo il tuo piano. Per adesso. Ma riguardo a Uncino, credo che faremo come dico io. Sto solo dicendo che per colpa di Junji abbiamo rischiato di perdere l'elementale della Terra. Non è colpa sua, Cord. Semplicemente lui è abituato a lavorare sempre da solo. Tutto qui. Ehi, ragazzi, abbiamo le coordinate. Ci dirigiamo alla caverna Tranquillandia. Ah, bene. Forse Uncino Rosso può aiutarmi con questo. Ma di che si tratta? Beh, ho notato che l'elementale della Terra emana un segnale energetico unico. Così ho pensato che se gli altri hanno le stesse proprietà, dovrei riuscire a calibrare i nostri blaster in modo da rintracciarli. Speriamo. Oh, calma, ragazzi! Stavo solo scansionando. Però c'è qualcosa che non torna. Continuo a rilevare due elementali nello zainetto di Eli. Proverei a invertire la polarità se fossi in te. Sì, ci ho già provato. Non lo so, forse è la batteria. La caricherò durante il viaggio. Va bene, forza, muoviamoci! Ma com'è che ci battono sul tempo ogni volta? Hanno distrutto la caverna per trovare l'elementale dell'energia. È troppo tardi. Può darsi di no. Gli slug collegati all'elementale dell'energia non sono stati potenziati. La batteria è carica?
Rilevo due segnali diversi. Ma perché? Abbiamo soltanto l'elementale della Terra. Di questo ci preoccuperemo dopo. Abbiamo delle persone da salvare. Ah! Ah! Uncino rosso! Ho paura che sia messo molto male. Black si è presentato con la creatura oscura. Era venuto a cercare l'elementale dell'energia e ha distrutto questo posto quando non l'ha trovato. La sapete una cosa? Questa roccia è pesante. Resisti, Uncino, ti tireremo fuori di lì. Presto, liberiamolo! Mi hai salvato. A quanto pare devo la mia vita a uno Shane ancora una volta. Ma ho paura che io non avrò modo di sdebitarmi e ripagarti. Mi dispiace. Temo che sia troppo tardi. Ma non per Doc. Ce la puoi fare, ne sono certo. Rapper pronto, coraggio! Me lo merito, dico bene! Slug impressionante! Beh, è un guaritore, il suo compito è questo. No, ho già visto dei guaritori prima d'ora. E lui ha qualcosa di speciale. Wow, 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 aspetta un momento! Io pensavo che questo affare non funzionasse perché rilevavo il segnale di due elementali. Ma vedo che l'altro segnale invece era Doc. E se fosse... proprio Doc, l'elementale dell'energia! Ecco da dove arriva! La Hula Gang probabilmente l'ha trovato qui prima che duellaste! Non permettervi fretta, ma sono certo che la caverna sarà al sicuro nelle mani più che esperte di Uncino. Mano, insomma, nell'Uncino. Comunque, c'è uno degli slug elementali che manca ancora all'appello. L'elementale del fuoco! Sbrighiamoci! Andiamo! La caverna verticale. Secondo l'ologramma di mio padre, l'elementale del fuoco è lassù. Cosa? Ma i nostri mecha non arriveranno mai in cima! No, ma so che ci può arrivare. I jetpack! Che però non abbiamo. Eli, noi prenderemo l'elementale del fuoco con Burpee e Juju. Wow! Sei proprio in gamba, Junji! Beh, cavalco l'infuocato da quando ho 5 anni. Ah, sì? Ah, per me invece è una cosa un po' nuova. No, un momento. Vuoi davvero volare lassù senza di noi? Vuoi scegliere lui come compagno e lasciarci qui? No, perché, amici, non vi fidate di Junji? Non è che Junji non abbia talento o buone maniere. Scusate se ve lo faccio notare, però anche Twist era gentile all'inizio, almeno in apparenza. Non è affatto la stessa cosa. È vero, abbiamo avuto dei problemi, ma abbiamo bisogno di Junji. Fidatevi di me. E ho bisogno anche di voi. Bene, Eli ha fatto la sua scelta. Black non potrà arrivare prima di noi. Dopotutto, le creature oscure non possono volare. Eli, guarda! Wow! È l'elementale del fuoco! Eli! Mi chiamo Eli! Lui è il mio amico Burpee! Wow! Ah, attento! Piano, Burpee! Quindi le creature oscure possono volare! Via! Junji! Indirizza il fuoco sulle creature, ma non sui conducenti! No, è inutile! Sono in traffico! Black! Oh, mi dispiace. Ho interrotto una riunione di famiglia. No! Ah,
elementale della Terra! Sì, subito! E voglio Eli vivo! Adesso dobbiamo collaborare, Junji! Proviamo di nuovo, ma la prossima volta... Jetpack! Fatti come si deve! Sì, ma con i pezzi dei nostri mecha! No! Non preoccuparti, Junji! Ti salverò io da... Bel salvataggio, Cord. Hanno l'elementale del fuoco. Immaginavo che aveste bisogno di aiuto, perché i nostri slug di fuoco sono stati potenziati. Dobbiamo riprendere Juju e Burpee, ma non sarà per niente facile. Via, via, via! Ehi, possiamo seminarli nel tunnel! Separiamoci! Oh, ai jetpack non rimane molto carburante, Eli! Au! Si stanno spegnendo! Oh! Grazie del passaggio! Bel lavoro, ragazzi! Cari saluti ai jetpack. Pronto, siamo già stati qui prima d'ora. Ah, sì, certo! Per l'altezza dalla quale siamo caduti e viste le svolte nei tunnel, posso affermare con assoluta precisione che dobbiamo essere arrivati dalle parti... Della caverna della giungla. Della caverna della giungla. Ma è stata mostrificata. Un'altra caverna persa a causa degli elementali potenziati. Ed è quello che succederà a tutta Slugterra se Black e Gunn riusciranno a recuperare i cinque. La barriera crollerà a momenti. Dobbiamo scappare e proteggere gli elementali. No! Non possiamo continuare a scappare. Come ha detto mio padre, per salvare Slugterra bisogna impedire che i cinque elementali vengano potenziati. Ora è il momento di combattere. Non possiamo rischiare di perdere quelli che abbiamo. Ma noi abbiamo Doc. L'elementale dell'energia è la chiave. Basta un colpo. Se Doc raggiunge gli elementali di Black, è fatta. Se manchi il bersaglio, l'elementale dell'energia sarà di Black. E il mondo come lo conosciamo finirà. Perché non ci siamo liberati di Eli quando ne abbiamo avuto l'occasione? Lo sai che lui ha in mano gli ultimi due elementali! Dobbiamo soltanto riuscire a portarglieli via e il nostro piano si compirà! Eliminando Eli otterremo lo stesso risultato! Slugterra non sarebbe più sotto la protezione degli Shane e il potere sarebbe nelle nostre mani! Mettiamo subito le cose in chiaro! Eli deve restare vivo per assistere al nostro trionfo! Faremo come d'accordo! Ecco che arrivano!
scopriteli! Io proverò a colpire Black! Ancora un po'. Il colpo deve essere perfetto. Non sparare finché non sarai certo di non sbagliare. Ancora un po'. Gran bel colpo, grazie Junji. Sì, ma avrei potuto pensarci io. Non gli sparare! Eli! La battaglia è finita! So che hai l'elementale della terra! Non puoi vincere! Consegnamelo! Ehi, che idea geniale! Junji, carica fosforo e vieni con me! Ehi, Black! Vuoi l'elementale della terra? Vai a prendertelo! L'elementale della terra! Svelti! Ah, il moccioso ci ha giocati! Ma che cosa stai facendo? Abbiamo fatto a modo tuo troppo a lungo. È il momento di liberarci di Eli, una volta per tutte. Slug Terra sta sprofondando davanti ai nostri occhi. Riunire i cinque elementali è l'unico modo per salvarla. Va bene. Allora dici il tuo piano. Tu e Trixie distraete Goon e le creature oscure. Pronto? Attira Black lontano dalle creature oscure. Junji, tu lo disarcioni e lo tieni fermo in modo che io possa colpirlo con Doc e curare gli elementali che restano. È tutto chiaro? Chiaro! Perché tocca sempre a pronto fare da esca? Un secondo. Eli ci ha detto che Black ha tutti gli elementali. Non è così. Beh, il mio scanner dice che Goon ne ha uno. Questo significa che... E il colpo di Eli non funzionerà. Devo avvertire Junji. Coprimi. Ok, pronto. Siamo nelle tue mani. Junji! Eh? Ferma Black prima che arrivi da Eli! Ah! Ah, ferma Black! Trixie! Aiutami! Preparati, Junji! Junji! Non era questo il piano! Ah, ora vado a lamentarmi con Eli! Sospendi! Sospendi! Ma quello non è Black! Pronto? Che cosa è successo? Junji ha fatto di nuovo di testa sua e ci ha rovinato il piano! Vado a lamentarmi, d'accordo, Trixie! No.
ha fatto? È tutto sbagliato! Molto sbagliato! Il guaritore! Ora sei mio! Doc! Ora siamo entrati in possesso di quattro elementali. Ormai Slagterra è quasi nostra. Aiuto! Eli è in pericolo! È colpa di Junji! Ha abbandonato la sua postazione! Calma, pronto, l'idea era mia. Gli ho chiesto di impedire che Black raggiungesse Eli perché non ha tutti gli elementali. Purtroppo non ci sono riuscito e ho perso lui e anche gli elementali. Su, stai tranquillo. Oggi hai fatto un ottimo lavoro di squadra. Eli ha ragione. Abbiamo bisogno di te. Su, batti qui. Non far aspettare un tuo compagno. Sento che sei molto vicino. Non serve a niente nascondersi. E chi si nasconde, mostro? So che hai l'elementale dell'energia, Eli. Abbiamo perlustrato la caverna Tranquillandia e non c'era dove. Come sapevi dove cercarlo? Hai craccato l'ologramma che mi ha lasciato mio padre, è così? L'ologramma? No, povero sciocco. Ho semplicemente craccato la mente di quello originale. Papà! Papà, sono io! Non ti può sentire. È il mio potere. Ti ricordi bene come funziona, non è vero? Sì, ma preferisco non pensarci. L'elementale dell'energia. Consegnamelo, te lo ordino. Va bene, calmo. Vuoi l'elementale dell'energia? È proprio qui! Eli, gli elementali. Non così in fretta. Vuoi consegnarmi i tuoi elementali, Eli? Basta! Questo non era nei piani! I piani sono cambiati. Se io e te non riusciamo a vederla nello stesso modo, magari potremmo vederla con la stessa mente. Ragazzi! Guarda! Barbie è tornato! Sì! Sono molto felice che tu sia salvo. Eli, quest'uomo è... Non può essere! Scusate... Chi è il capellone? Papà, tu stai bene? Papà! Oh! È vero! Ciao, vecchio mio. Sto bene. Purtroppo, il futuro di Slagterra è in pericolo. Ora devi... Lo so. Ti prego, aggiornami. Noi abbiamo tre elementali, Gunn ne ha due. La buona notizia è che... Tu hai l'elementale dell'energia. Doc, saluta papà. Avanti, andiamo. Non sprechiamo più tempo. Possiamo ancora coglierlo di sorpresa. Sentito? Andiamo! È inutile. Ormai appartieni a me. Tu... non... No!
Ora completiamo l'opera. Adunata! Tenete gli occhi aperti! Non saranno andati lontano! È troppo tardi! Facciamo quello che abbiamo fatto prima. Attiriamolo verso di noi, così io sparerò Doc. E poi questa volta ci sono due Shane, vero papà? Entriamo in azione. Will Shane ha appena detto: entriamo in azione. Sì! Pronto! Ed ecco quello che faremo. Scherziamo, scherziamo! Sei pronto? Pronto! Prendeteli! Dividiamoci! Posizionati dall'altra parte della valle! Ho passato talmente tanto tempo nella tua testa, Will Shane, che riesco ad anticipare ogni tua mossa. Lo vedremo. No! Colpo, Eli. Grazie, papà. Li abbiamo tutti? Tutti e cinque. Ma per salvare Slagaterra e rimediare al danno dobbiamo spararli simultaneamente. Ma noi non ci siamo già conosciuti. Tu sei Pinto, vero? Ah, Pinto! No! Pinto è mio fratello gemello! Fratello? Preferirei lasciarti qui a contorcerti, ma il nostro compito non è ancora finito. Allora finiamolo. Colpisci la Black! Spara! Spara! E lei! Fermo! No! 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 Papà! No! No! Papà! Eli, no! Devi salvare Slagterra adesso, che c'è ancora tempo! No! Devo salvare mio padre! Metti da parte le tue emozioni, non abbandonare il tuo mondo come ho fatto io. Te ne prego, Eli. È quello che tuo padre si aspetta da te. Perché è tuo dovere. Caricate. La banda Shane ha salvato Slagterra. E adesso, noi cinque insieme. Andremo a salvare mio padre.